Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Vi ricordo come prima cosa di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Oggi continuerò col spiegarvi un po' come mi preparo per i viaggi e oggi vi parlerò soprattutto di cosa porto a livello di robe tecnologiche, visto che anche andrò nei campeggi, di come mi comporterò per ricaricare i miei cellulari e tutto. Quindi, oltre la caricabatterie che farò installare sulla moto, come vi ho detto nel video precedente che vi invito ad andare a vedere se non l'avete già visto, mi porterò dietro come prima cosa un power bank. Questo l'ho già utilizzato per quasi più di un anno, è di 20.000 mAh, molto 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 capiente come durata di batteria. Infatti io l'ho usato ad esempio per 3-4 giorni filati, avendo attaccato il cellulare o navigatore, e è sempre andato. Sono arrivato a casa che era quasi scarico, però per 3-4 giorni diciamo che può andare bene per tutte le ricariche. Se poi avete anche il caricabatterie sulla moto, penso che un power bank da 20.000 mAh è più che sufficiente per ricaricare tutte le vostre cose. Poi, visto che comunque mi è sorto un altro problema, cioè quello di salvare i file delle micro SD della Action Cam, visto che se sto via per più giorni ho bisogno anche di salvare i file, e non volendo acquistare un computer, ho detto guardo un po' se c'è qualche cosa che possa trasferire i file dalla SD a, non so, a un hard disk esterno, visto che ho già un hard disk esterno da 1 TB, quindi molto capiente per il computer. Ho detto proviamo a vedere se posso portarmi dietro l'hard disk e qualcos'altro per riuscire a trasferire file. Dopo tante ricerche sono riuscito a trovare un prodotto che mi è arrivato appunto oggi e che vi farò vedere. È questo qua, adesso lo scarto. Ho aspettato appunto il video per scartarlo. Ok, e nel video c'è questo aggeggino, questo qua si chiama, è il File Hub della RAV Power. Ok, lo apro per la prima volta con voi, vediamo il contenuto della scatoletta. Abbiamo il nostro RAV Power bello incastrato, un cavetto USB, questo qua dovrebbe essere micro USB, no, USB-C, quindi USB-C, il nostro aggeggino che, oltre a fare il lavoro che vi ho detto prima, cioè trasferire i file dalle SD card, ha comunque anche degli hard disk esterni. Quindi, oltre a fare questo, è anche un power bank da 6.000 mAh, anzi 6.700 mAh. Quindi adesso proverò a usarlo insieme a voi. Quindi, una volta collegati le nostre SD card hard disk esterno, andremo su File Cartella. Ok, confermiamo, no? Ok. Vedete qua abbiamo a disposizione dispositivo locale che è il cellulare oppure File Hub Plus. Ok, qua troviamo USB disk che sarebbe l'hard disk esterno, torniamo indietro, e l'SD card dove abbiamo in questo caso delle foto. Ok, quindi se noi vogliamo copiare la cartella, andiamo sulla nostra SD card,
andiamo a selezionare la nostra cartella che vogliamo salvare o comunque il nostro file, andremo su qua, faremo copia, ok, torneremo nell'hard disk dove abbiamo il nostro foto e andremo a incollare l'altra nostra cartella. Ok, una volta che è trasferito, noi dobbiamo vedere che si sono salvate le foto che avevamo nella SD. Quindi, che dire, un accessorio molto utile a mio avviso. Comunque vi lascio il link in descrizione, sia di tutto quello che vedete, in pratica a parte del cellulare. E niente ragazzi, io vi ringrazio di aver visto questo video, vi ringrazio se vi iscriverete al canale e ciao ciao, alla prossima.